Allora, salve a tutti, rieccomi qua, brevissimo video di anteprima di acquisti e recensioni di quest'ultimo mese, anzi di queste ultime 2 settimane, essere più precisi. Intanto iniziamo con il numero 9 di Ikki Thousand, dove continuano le botte da orbi di ragazze procacer prorompenti. Questo è il numero 9. Ma non pago, abbiamo anche il numero 10. Eccolo qua. Vabbè, oramai sapete che Ikki Thousand punta di più sull'avvenenza delle protagoniste che sulla trama. Comunque, cambiamo genere, passiamo al numero 80 di Ratman. Eccolo qua, dove Ratman è in trasferta in America già da un bel po' di numeri, dove avrà a che fare con dei supereroi americani. Non vi spoilerò troppo perché comunque dovrà confrontarsi con loro, dovrà affrontarli e gli viene addirittura richiesto di distruggere i supereroi americani. Però dopo la recensione doppia di Mia e Budholder su Black Lagoon Second Barrage, ecco che come per magia. Ta-da! Guardate un po' che cosa è uscito. Il numero 9 di Black Lagoon. Finalmente, dopo mesi e mesi di attesa forzata, questa è la perla di questo mese di acquisti. Eccolo, che li vale tutti. L'acquisto migliore di questo mese. Finalmente si muove un po' anche Black Lagoon, che veramente non sapevo più cosa fare, cioè che cosa aspettare, che cosa aspettarmi anche dalla casa editrice pure. Neanche ci avessero sentito apposta a vedere la recensione del Second Barrage che abbiamo fatto, insomma ce l'hanno pubblicata. Finalmente ha ripreso la pubblicazione anche Black Lagoon. Per il momento è tutto, al prima possibile riprenderemo. Ci sarà anche un'altra recensione doppia in programma, appena possibile, insomma la creeremo e la pubblicheremo. Grazie ancora dell'attenzione, ciao a tutti, al prossimo video.